Buongiorno, sono le 6 di mattina e purtroppo le nostre concorrenti, specialmente la signora Egidia, non ce l'hanno fatta. Quindi mi vedo costretto a prendere dei provvedimenti. E poi neanche il caffè mi ha fatto prendere. Io divento ancora più nervoso! E quindi ci potrebbe essere un'eliminazione. Egidia, ci hai messo troppo a pulire questi gamberi! Il grembiule basta, togliti il grembiule dal cappello, stop! Per te l'esperienza in casa finisce qua! Grazie tanto, tanto, tanto! Temo, roncino, peperoncino forte! Temo. Sì, va. Basta. Ma è forte, dice. Basta, ma ora sì che è forte. Ci puoi spiegare questa sua ricetta? Spiego la ricetta, Marianna Scarza. E la ricetta sono l'asparagi, i gamberi e spaghetti. Puoi dare un nome al suo piatto? Ora ci penso, poi te lo dico. Orietta, cos'è che stiamo facendo qua? Spaghetti, gamberi e asparagi. E sono stati saltati a dovere questi tutto gamberi? Tutto a dovere, tutto a dovere. Ha fatto un soffrittino decente? Sì. Non è che mi fido tanto, Su. E la pasta la vogliamo girare, non vede che si attacca qua. Forza! Via, su. Mi sconcentra lei, Per favore. Va bene, ci vediamo all'assaggio. Cosa sta facendo, signora? Sto impiattando il mio piatto. Come si chiama il piatto? Ce lo vuole dire adesso? Il piatto si chiama spaghetti primavera. Se riesco a impiattarli, forse li mangiamo pure. Che facciamo primavera? Se riesco a impiattarli, altrimenti fanno la primavera e basta. E questo è il piatto? Sì. Il nome? Spaghetti primavera. Panfiore, comunque. Dov'è la primavera, infatti? È questo il modo di impiattare un piatto? Spero solo che il gusto sia buono. Potrebbe far di meglio, però in mancanza di altro. Sufficiente? Sei meno. Non so come comportarmi in questa situazione. Devo chiedere aiuto ad un mio carissimo amico. Pronto? Ciao Bruno, avevo bisogno di te per un consulto. Sto facendo un programma casalingo e devo valutare una persona che in pratica è la padrona di casa. Ha fatto degli spaghetti gamberi e asparagi. Un bel mappassone questo, L'hai assaggiato? Beh sì, l'ho assaggiato, ma non è un granché. Ti piace? Un po' asciutto. Va bene. Comunque gli spaghetti sono di quelli comprati e riconosco che ha messo impegno e cuore, però... Quello sì. Non serve il cuore quando non sai fare la pasta. Va bene, allora vedrò io come comportarmi. So cosa fare ora. Sto aspettando che arrivi lo chef per dare il suo verdetto. Ebbene sì, signori, siamo arrivati all'ultima puntata critica di A Casa con Sgracco, che poi sarei io ovviamente. Dobbiamo decidere le sorti di Orietta. E Orietta, mi sono consultato bene con il mio collega e abbiamo preso una seria decisione. Ah sì? E cosa avete deciso? Ebbene, siamo arrivati alla conclusione che nonostante i tuoi errori, gravi errori, perché lo spaghetto non era proprio bello al dente e a dire la verità era anche un po' troppo, come dire, troppo asciutto, sì. Sì, Orietta, troppo asciutto. Nonostante questo, ho deciso per mano mia di consegnarti comunque il premio per quanto riguarda la miglior cuoca a Casa Fiorelli.
e vai! E con questo Sgracco vi ringrazia e ci vediamo alla prossima.